Ciao, sono William Bisacchi di blog bisacchi.it e oggi voglio spiegarti perché un venditore di infissi o anche un rivenditore di infissi non è la persona più indicata per consigliarti nelle scelte. Il primo motivo è perché non è in grado di costruire un infisso. Sfido chiunque venditore di infissi che abbia mai costruito un infisso o che l'abbia anche mai posato, ma anche un rivenditore, avendo appunto una rivendita e non una produzione, non è in grado di consigliarti perfettamente come magari è in grado di farlo uno che gli infissi li costruisce. È un po' un esempio come se devi comprare un abito, se lo vai a comprare da un negoziante o se lo vai a far fare su misura su un sarto. Un sarto saprà consigliarti sicuramente molto meglio di un semplice venditore o di un semplice negoziante. Inoltre avrà più difficoltà anche un domani quando sarà ora di fare assistenza, perché dipenderà sempre da un'altra azienda per i pezzi di ricambio, mentre un produttore di finestra è più in grado anche di arrangiarsi nella mancanza di questi pezzi perché ha un'officina, una produzione con un laboratorio. Un venditore o rivenditore da questo punto di vista sarà sempre più in difficoltà, come sarà più in difficoltà soprattutto quei rivenditori poco strutturati che hanno i posatori esterni. Perché quando è un dipendente gli puoi dire vai immediatamente a mettermi a posto quella maniglia, mettimi a posto quella zanzariera, riparami quella cerniera, mentre quando hai dei posatori esterni li devi prendere quando sono liberi e devono essere disponibili ad andare a fare quel lavoro. Poi c'è anche un aspetto di cuore, diciamo così, che un venditore o un rivenditore ha aperto quell'azienda perché magari ci ha visto solamente del business, poi può vendere delle finestre, un'altra cosa, è quasi uguale. Mentre un produttore di finestre, che spesso è figlio d'arte, lo fa veramente per passione. Solitamente gli piace proprio quel tipo di lavoro, altrimenti mettersi a produrre delle finestre, posso assicurare che non è proprio il primo lavoro a cui uno gli dovrebbe venire in mente di fare. Poi, chiaramente ci sono le eccezioni. Ci sono produttori di finestre che non hanno un verso, come ci sono rivenditori che non hanno un verso. Come puoi smascherare quali sono i migliori di entrambe le categorie? Beh, prima di tutto con le recensioni oggi, soprattutto quelle di Facebook, dove c'è nome e cognome, puoi andare a vedere se sono persone affidabili, se sa fare il loro lavoro, se sono solamente capaci a vendere o solamente capaci a produrre, o se veramente vogliono aiutare i propri clienti. Le recensioni credo che siano un ottimo metodo per scoprire la verità. Una volta si andava nel bar e si chiedeva all'amico, al vicino di casa, al conoscente, oggi nel bar non ci si va più e quindi si può leggere le recensioni. Ciao e al prossimo video!